Eccola, sta abbassando al minimo. Ok, no, ma che è 30 gradi? Abbassiamo, abbassiamo. No, vabbè, ragazzi, mi segna 5 gradi. Ma come si fa a fare una cosa del genere? Guardate, fa freddissimo. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale perché guardate, è acceso in inverno, l'aria condizionata aperta. Spegni l'aria, qua fa freddissimo. Iniziamo a registrare il video di mattina presto. Sono le 7:48. Beh, mica tanto presto. Per registrare. E quindi oggi succederà qualcosa di strano che non è mai successo. Infatti, tu dovrai guidare la mia macchina. Ti devo dare le chiavi. Ma sai guidare? L'hai mai portata la mia macchina? Penso che come tutte le altre macchine. Ora quindi scenderò giù con te e voglio vedere proprio come la riscaldi e come la metti in moto. Va bene, dai. Queste qui sono le chiavi. Mi raccomando, eh. Remo, ma è come se mi dovessi prestare una Ferrari. Vabbè, ma tu ce l'hai la macchina tua. È un'occasione importante che porti con la mia. Per aprire la macchina. No, già stai sbagliando. Quella dell'allarme. Questo qui per aprirla. Poi spingi dove sta scritto Fiat. Si apre la chiave. Okay. Questo qui per aprirla e questo e qui per qui. Chiuderla. È quello di sotto. Si respinge il Fiat e si chiude questo. È semplice. Ok. Quindi usciamo di casa e voglio vedere se ha capito tutte le cose che gli ho detto. Allora, vediamo se si apre questa macchina. Ok, vai, entriamo. Eccoci qui. Voglio vedere proprio cosa combini oggi. Ma una macchina più pulita, niente. Oh, vediamo la cintura. Questi tappetini, quando li devi cambiare? Allora, la chiave dove si mette? Le frizioni. Perfetto. Altrimenti si spegne se non la riscaldi. Allora, io adesso vado. Ora sto aspettando solo che si riscaldi la macchina. Quale luci di posizione? Si abbassa quella. La mia si accende automaticamente. Voglio vedere se la riesce a far camminare. Allora, frena a mano. Ok. Scattante. Dai, ha provato. Ci vediamo dopo a pranzo. Ciao. Come avete visto, mia madre se n'è andata con la mia macchina. Ho tutto il tempo per organizzare uno scherzo e sarà uno scherzo molto ma molto gelido. Ho intenzione di rendere la casa fredda come se ci trovassimo al Polo Nord. La temperatura esterna di oggi è di 12 gradi. Non basta, deve fare più freddo. Quindi la prima cosa che farò è spegnere tutti i termosifoni, aprire tutte le finestre, così la temperatura di 12 gradi che sarà fuori ci sarà anche dentro. Per rendere il tutto ancora più freddo, ho pensato Aperta solo una, ne devo aprire tante altre. È già inizia a fare freddo. Questi anche gli altri termosifoni, già troppo inizieranno a raffreddarsi. Sì, ragazzi, stanno diventando decisamente freddi. Il primo passo l'abbiamo fatto. Ora, seconda cosa, guardate già tipo con la finestra dietro di me. Quella è la finestra di camera di Elena. Iniziamo già ad aprire tutto. Dai, inizierò a fare freddo. Ma si stava così tanto bene al caldo. Eccoci qui. La finestra che porta all'altro. Allora, non apriamo solo un'anta, ma apriamole entrambe. Già sta entrando il freddo. Come dicevo, anche se quella dell'atrio, anche qui fa abbastanza freddo. Anche questa aperta. Ne ho aperta solo una, ne devo aprire tante altre. È già inizia a fare freddo. E ovviamente t
Non so se si vede, in questo modo, ho aperto la finestra, si vedono le luci che abbiamo messo di Natale, perché da fuori a dentro ora non c'è nessuna differenza. Non so se si vedevano, abbiamo messo queste luci qui di Natale. E piccolo spoiler, tra poco, anche se in ritardo, faremo l'albero. Però sarà in un prossimo video perché ho in mente anche qualcosa di bello da fare. Chicco, anche a te sta iniziando a fare freddo. Qui abbiamo aperto tutte le finestre. Per fortuna hai tu questo pelo qui che ti protegge. Invece io se non mi vado a mettere il giubbotto mi ammalo. Esce fuori con nonchalance. E dopo aver aperto anche quella finestra lì, manca ancora un'altra, che è quella della cucina. Proprio questa qui, si affaccia come quella della camera da letto fuori. Al balcone, il freddo di fuori arriverà direttamente dentro. Vediamo che questo termosifone qui ormai è passato tanto tempo da quando l'ho spento. Niente, freddissimo, gelido. Il turno anche di questa finestra. Aperta questa, scappo subito a mettermi il cappotto, che qui è freddissimo. Mamma mia. No ragazzi, non ci può proprio stare, non sto scherzando. Cappotto, freddissimo. Aspetta, dobbiamo accendere ancora l'aria condizionata. Sai cosa faccio? Me la butto uno fino qui sopra. Poi mettiamo un bel cappellino. La sciarpa della Juve, vedi? La Juve mi protegge e mi accompagna sempre. Siamo in questo modo. Come potete vedere mi sono messo anche i guanti, mi sono coperto tutto. Vi faccio vedere un po' la situazione. Finestra aperta, camera di Elena. Andando avanti, scusate te lo ripeto ma fa freddissimo. La super finestra aperta qui dove entra altro freddo. Neanche il tempo di girarci e siamo in camera da letto. Altra finestra aperta. Potevo registrare solo questo video a dicembre. Entra tutto il freddo anche da lì. È arrivato il momento di accendere uno, un'aria condizionata che si trova lì, poi l'altra che si trova qui e l'altra ancora che si trova lì. Così riusciremo a rendere il tutto ancora più freddo e ghiacciato. Eccoli qui i due telecomandi dell'aria condizionata. Uno è per questi due che vi ho fatto vedere prima. L'altro è per questo qui della cucina. Iniziamo ad accendere questo qui. Si trova su 20 gradi adesso. Quindi ora devo abbassare la temperatura. Eccola, sta abbassando al minimo. Più giù di così non va, l'ho messa al minimo. E credo che sta già andando. Vediamo, faccio speed. Ok, se arriva. Andiamo ad accendere gli altri. Chicco, sta iniziando a fare freddo. Allora, ora tocca a questo. Accendiamo. Ok, no, ma che è 30 gradi? Abbassiamo, abbassiamo. Ok. E la stessa cosa facciamo con questo. Sempre temperatura messa al minimo, come vedete. Ho fatto un casino, fa freddissimo. Finestre aperte, aria condizionata attiva. Una lì, una qui. Non immaginate che freddo arriva. E l'altra anche qui. Tra poco arriverà mia madre, vedremo la sua reazione. Si congela qui dentro. Vi ricordate quel coso dei termosifoni che segnava la temperatura interna della casa? Adesso voglio vedere a quanto si è abbassata. No vabbè ragazzi, mi segna a 5 gradi. Guardate, fa freddissimo. Con tutto acceso aspettiamo solo che arrivi mia madre, che entrerà vabbè dalla porta principale. E niente, noi ci becchiamo dopo al suo arrivo. Mamma mia, mi devo muovere perché fa freddissimo. Non si riesce a stare fermi. Se non mi muovo fa freddo. Dove mi giro e giro. Finestra aperta, aria condizionata accesa. Ragazzi, mia madre è arrivata, guardate. Eccola. Beh, l'unica cosa che la salverà sarà il giubbotto. Però sarebbe da tantissimo perché sto consumando l'aria condizionata. Poi ho aperto le finestre. E io poi sono più protetto di lui. Guardate, sciarpa, cappellino, anche guanti. Finalmente sei arrivata. E questo gelo qua? È tutto aperto, hai? Abbiamo acceso i termosifoni prima. Remo, ma lo sai quanto costa tenere i termosifoni accesi? Ma tu non hai visto niente. Adesso che è freddo, che fa? È tutto aperto. Allora, Remo, ti piace più di tutte le... Guarda cose sopra di te. Che cosa? Fa freddissimo. Fa freddissimo. Anche Chicco se ne scappa. Non chiudere. Come non chiudere? Guarda qui, vieni. Vieni a vedere la temperatura. Quanto è arrivata? 5 gradi. Primo, ora fa il ghiaccio sotto. Vedi quanto fa freddo qui. Entra qui dentro. Cioè fa più freddo dentro che fuori. Ma fa più freddo dentro o fuori? Qui fa più freddo. Vedi come veloce chiude tutto. Ma come si fa a fare una cosa del genere? Accendere l'aria condizionata, spegnere il termosifone, aprire le finestre. Mi pare che non è chiusa ancora una finestra. No, veramente, stanno altre due da chiudere. E Chicco che scappa. Ah, ma vedi Ronaldo cosa? Guarda Ronaldo cosa. Sì, gli potevi mettere anche la sciarpa. No, e poi io come dovevo fare? Prendi l'altro. Dai, cosa ne pensi? Penso che è una follia. T'azzardare a farlo più, perché fa freddissimo. Qua sono soldi che se ne vanno. Il riscaldamento, l'ambiente, tu cosa stai combinando?
Ti lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale perché guardate, acceso in inverno, l'aria condizionata, aperto le finestre. Mi raccomando, spegni l'aria. Fa freddissimo. Fa poco, mi dà freddo. Anzi, mi vado a fare un bel latte caldo. Non lo fare più. Abbiamo richiuso tutto, la temperatura è ritornata normale. Quindi ragazzi, cosa dovete fare per questo super scherzo? Mi raccomando, fatemi sentire il vostro supporto lasciando un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate scrivendo altri scherzi che posso portarvi. Detto questo, si sta avvicinando a Natale, quindi arriveranno anche altri video a tema. Un saluto da Giastremo e ci becchiamo in un prossimo video.